Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova serie, una nuova serie che andiamo a rispolverare ogni estate, la nostra serie Welcome To. Praticamente realizziamo le squadre che hanno fatto grossi acquisti sul calciomercato e ci inseriamo i nuovi acquisti e diciamo li proviamo in game, però rigorosamente su FIFA Ultimate Team. Allora, abbiamo cominciato con il grande dio di tutti gli dei, Zlatan Ibrahimovic, che come sappiamo è andato al Manchester United a parametro zero meno di una settimana fa. Nel frattempo ho deciso di inserire in squadra anche i due nuovi acquisti che sono arrivati in questi giorni, ovvero Eric Mkhitaryan dal Borussia Dortmund e Eric Bailly dal Villarreal, quindi gli ultimi due acquisti del Real Madrid di Mourinho, del Manchester United di Mourinho, e ci andiamo a mettere pure Mourinho, così siamo a posto. Allora, perché ho deciso di schierare la squadra con questo 4-2-3-1? Perché in game sappiamo che i due COC esterni alla fine, diciamo, si muovono da ali o comunque da esterni veramente, e quindi ci può stare. Io credo che Mourinho ovviamente farà altri acquisti, ma giocherà con questo modulo perché ha sempre utilizzato questo modulo negli ultimi anni, soprattutto in Premier League. E Mkhitaryan ovviamente agirà sugli esterni con attaccante destro, come esterno destro, e credo che Rooney farà il COC. E a sinistra potrebbe utilizzare uno fra Martial e Depay. Secondo me è più Martial perché comunque ha fatto notare grandi cose anche lì, anche con Van Gaal. In panchina ho messo gli ultimi che avevo del Manchester United. Schweinsteiger non gioca perché io credo che Schweinsteiger lo venderanno, comunque lui non lo farà giocare. E poi via via tutti gli altri. Io ho deciso di inserire poi Herrera e Schneiderlin. In difesa appunto il debutto del no, neo arrivato Bailly. Adesso andiamo a cercare un nuovo avversario e andiamo a vedere come si comporta questa squadra in game, anche se a 79 d'intesa, ma che ce ne frega. Ecco qui l'avversario, e direi che è abbastanza impegnativo perché incontriamo uno con uno squadrone con Hazard, Kane, Dele Alli, Kanté, Tots, Mané, Sif, Eriksen, Tif, Gaia, Ramos, il nostro Smalling, Walker, De Gea, insomma. Proibitiva questa partita. Si gioca comunque in casa all'Old Trafford. Giochiamo contro una squadra che ha la maglia del Real Madrid, quindi rende il tutto ancora più suggestivo. Oh, Ander Herrera fa correre Mkhitaryan. Mkhitaryan se ne può andare sulla destra. Mkhitaryan bravissimo. Mkhitaryan al centro. Herrera. Tiro! È rigore questo. Rigore al terzo minuto, alla prima azione, primo fallo di Smalling su Ander Herrera. E ovviamente rigore, ovviamente rigore. Guardate qui. Il rigore ovviamente lo va a battere Sua Maestà Zlatan Ibrahimovic. Ibra Imovic. Al quinto minuto subito Zlatan suggella questo debutto videoludico all'Old Trafford con un gol sul rigore. Spiazza il portiere, anzi il portiere non si è neanche buttato, alla sua destra. Alla destra del portiere realizza il gol Ibra. Kane, Smalling lo ferma. Ci prova ancora Dele Alli. Dele Alli dentro, sbaglia. Kane dentro l'area. Che errore stupido al nono. Al nono e subito è pareggio. Non si possono sbagliare queste cose. Dentro Ibra, ci prova da lì Ibra. De Gea non trattiene Herrera. 2-1. Ander Herrera sulla ribattuta goffissima del De Gea avversario, su un tiro, una sberla incredibile da lontano di Zlatan. Andiamo a realizzare questo 2-1. Ibra tira da fuori area e poi arriva Herrera che infila il 2-1. De Gea, Rooney, Ibra, che passaggio per Mkhitaryan. Mkhitaryan, mettila a centro. Martial, cazzo, Martial. Vicinissimo al gol del 3-1. Bellissimo, Herrera, Rooney, meraviglia, meraviglia, incredibile. Mkhitaryan può andare in profondità. Mkhitaryan, 3-1. Henry Mkhitaryan, dopo uno scambio incredibile fra Rooney e Martial, arriva lui.
e al 45esimo realizza il 3-1. Hanno realizzato un gol a testa i due acquisti, e qui Mkhitaryan non ha potuto sbagliare. Anche se Ibra ha segnato solo su rigore, Mkhitaryan ha realizzato questo gol su azione. Eriksen, oddio, sbaglia tutto, Kane. 3-2 al 65esimo. Questa rifeta è veramente vergognosa, perché Smalling e Bailey salgono senza che io lo chieda praticamente. Qui Harry Kane, Tots, non può sbagliare. Attenzione, Ibra può partire da dietro. Ibra, fallo. Questo è fallo, rimane lì il pallone. Rooney! 4-2. 4-2. Ristabiliamo subito le distanze con Wayne Rooney che zittisce l'avversario. Una sberla, gli arriva il pallone quasi casualmente, lui tira una sberla incredibile all'incrocio dei pali. Ecco, quello era fallo, ma grazie per non avermelo dato, perché poi approfitto del regalo della difesa avversaria, realizzo questo gol che ci porta un po' più sicuri alla vittoria, speriamo. E finisce qui la partita. È un bellissimo 3-2, se non sbaglio, no, 4-2. Avevo perso pure il conto. 4-2 di questo Manchester United di Mourinho con Ibrahimovic e Mkhitaryan e anche Bale, i nuovi acquisti. Devo dire che la partita è andata abbastanza bene. Come vedete, il migliore in campo è stato Rooney con un gol e un assist. D'altronde, se fai un gol e un assist è sempre così. L'unico giocatore che mi è piaciuto è Bale, che secondo me ha un work rate veramente vergognoso perché è sempre fuori posizione. Abbiamo preso due gol, io precedentemente l'avevo utilizzato in un'altra squadra e ne prendevo due a partita pure sempre con lui, quindi ho deciso e deciderò di non utilizzarlo più. Spero che l'anno prossimo lo facciano più forte su FIFA 16. Va bene, io vi ringrazio per la vostra, come sempre, per seguirci sempre, per la vostra ospitalità, diciamo. E vi do appuntamento a un nuovo video, a un nuovo episodio di Welcome to